Manuela, intanto Eccoci qui. Ecco, ho fatto un riassunto generale molto veloce, poi adesso con te naturalmente magari ripercorriamo le parti principali. Intanto una view di mercati, mercati incerti, è insomma la parola più giusta, che non sanno più dove andare. ieri il Nasdaq sapeva dove andare, è andato a ribasso. Eh sì, certo, da quel Una punto di vista seduta sì. abbastanza negativa. C'era stato un tentativo di rimbalzo nella giornata precedente, che ha portato l'indice, il futures sul Nasdaq 100 a nuovamente sopra gli 11.200 punti in mattinata. Poi c'è stato invece un forte ribasso che ha visto un tracciamento di oltre 500 punti, che sono tanti sul Nasdaq, e che ha anche influenzato gli altri indici americani come lo Standard & Poor's e il Dow Jones, che hanno chiuso tutti sui minimi delle ultime settimane. La situazione generale del mercato americano è una situazione che si sta proiettando verso delle aree di supporto dinamico molto importanti. L'area dei 3.200 punti di Standard & Poor's è un'area sulla quale bisogna fare molta attenzione, perché una sua violazione su grafici settimanali aprirebbe scenari ben più pericolosi rispetto a quello che stiamo vivendo, che può ancora essere visto come un ritracciamento fisiologico. Dal massimo che abbiamo visto formarsi in diretta qui sulle fonti tra il 2 e il 3 settembre, Sì. ai minimi di ieri, l'indice ha ritracciato esattamente del 10%, 360 punti. Siamo su valori, diciamo, ancora fisiologici. Un ritracciamento del 10% dopo una salita come quella che c'è stata nei mesi estivi, nel mese di agosto soprattutto, è ancora un ritracciamento fisiologico. La rottura di questi livelli, e magari rotture di anche 3150, 3100 di Standard & Poor's, aprirebbe nuovi scenari che sono anche compatibili con i cicli di medio e lungo periodo che analizziamo. Quindi facciamo molta attenzione alla valutazione di questi supporti. Certo. Beh, peraltro, Paolo, così la seconda domanda è questa, poi arrivano già anche delle domande su alcune azioni, poi parliamo anche di azioni. A guidare proprio i cali degli indici americani sono stati i titoli a maggiore capitalizzazione. Parliamo di titoli come Amazon, Apple, Netflix, quindi diverse big hanno proprio perso oltre il 4%, Microsoft ha ceduto il 3%, insomma, non so se possiamo estrapolare qualcuno di questi per capire, magari per fare qualche analisi più dettagliata. Allora, c'è da dire una cosa, Sì. questi titoli che tu hai elencato sono i titoli che hanno guidato il mercato nella fase di rialzo di agosto, nella fase estiva. Sì. Soprattutto il titolo Apple ha avuto un movimento molto importante, e proprio in concomitanza con lo split azionario ha realizzato il suo fatto a febbraio, era al di sotto dei 100 punti. Stiamo parlando di quotazioni rettificate ai prezzi attuali delle quotazioni vecchie di gennaio. Quindi, anche se dovesse bucare quota 100, farebbe soltanto un pullback a quello che era un vecchio massimo. Sì. Per quanto riguarda invece Tesla, la situazione è un po' più delicata, perché c'è stata la politica dell'annuncio. Anche martedì c'era il Battery Day, che era visto un po' come il giorno nel quale Elon Musk avrebbe dovuto fornire quest'idea rivoluzionaria. Sostanzialmente ha detto che ci sono delle nuove tecnologie sulle batterie, ma ha rimandato tutto al 2022. Questa cosa ha un po' deluso il mercato, e abbiamo visto che ci sono state delle vendite che hanno portato il titolo al di sotto dei Di... 400 dollari. Sì. Un discorso, diciamo, a parte merita Microsoft, perché resta comunque un titolo abbastanza solido, non ha molto cambiato il business, però è un titolo che comunque era salito tanto, non ha avuto split, quindi non ha avuto le stesse condizioni di Tesla e di Apple. Ora staziona intorno ai 200 dollari, che comunque è una quota di supporto anche
psicologica, diciamo, un numero tondo, potrebbe andare anche Microsoft al test del valore minimo, cioè del valore massimo di febbraio, che era sui 190, 192, se non mi sbaglio. Questo lo vedo preciso, era 100, Sì. 91 circa, 190 e 70. Ok. Quello rappresenta un livello sia come target attrattivo, ma anche livello di supporto importante. Adesso siamo sui 200, ha fatto un primo accenno di sforamento di 200, l'ha recuperato, adesso siamo intorno a quell'area lì. È rispetto agli altri un titolo che io vedo un po' meglio rispetto ad Apple e a Tesla. Poi ci sono anche altri titoli big che in questa fase stanno soffrendo e il tutto porta una debolezza distribuita sul Nasdaq. Il Certo, certo. Nasdaq è in una situazione molto simile a quella che fu nel 2000, quando ci fu i top fatti sul Nasdaq Composite furono fatti il 10 marzo, sul Nasdaq 100 invece il 24 marzo. Anche allora ci fu una prima fase di correzione immediata che durò, se non mi sbaglio, il primo minimo fu fatto 16 sedute dopo, quindi siamo più o meno in quel lasso di tempo anche adesso. Dopodiché ci fu un altro minimo esattamente 2 mesi dopo, e poi ci fu un massimo secondario che sancì l'inizio del trend ribassista. Ora, sul Nasdaq la situazione è molto simile al 2000, anche per motivi di statistica e anche di cicli di lungo periodo che io analizzo. Tra l'altro, domani farò un seminario proprio su questa cosa e farò vedere proprio un esempio sul Nasdaq. Quindi la situazione è abbastanza delicata. Io penso che non sia impossibile per il Nasdaq andare a fare il test ai 10.000 punti, anche ai 9.008, che era il massimo che fece a febbraio. Le condizioni ci sono in questo frangente. Solo che un test a quei livelli porterebbe gli altri due indici, lo Standard & Poor's e il Dow Jones, alla violazione di livelli dinamici molto importanti. Quindi potrebbe aprire effettivamente, anche da un punto di vista tecnico, una fase ribassista più marcata nel mese di ottobre. Ecco, infatti ho detto, quindi uno scenario sicuramente più ribassista potrebbe Sì, allora, profilarsi. lo scenario che io adesso sto analizzando e diciamo, sulle quali io imposto le mie operazioni è uno scenario di correzione ribassista, quindi Sì. il massimo penso che per il mese lo abbiamo visto all'inizio di settembre, quello è un massimo importante, è stato fatto anche con figure tecniche classiche, diciamo, dell'analisi tecnica classica. Se guardiamo il Nasdaq 100, come lo ha fatto la barra del giorno di massimo, è un impiccato, cioè la figura tecnica dell'impiccato, che è una classica figura di fine trend. Ok. Poi tutto questo discorso naturalmente si inserisce in una finestra temporale, e questo lo vediamo, in cui è prevista elevata volatilità, sia per ragioni cicliche e statistiche, ci avviciniamo al mese di ottobre, che solitamente è il mese della volatilità, ma anche perché quest'anno coincide col periodo delle elezioni americane, quindi la fase del mese di ottobre, l'inizio del mese di novembre è comunque una fase delicata anche perché quest'anno vede le elezioni, e che sono elezioni allo stato attuale molto incerte, che potrebbero fornire un risultato di incertezza. Quindi non è detto che sia chiaro il risultato elettorale dopo le elezioni. Questa cosa potrebbe portare sul mercato un elemento di ulteriore incertezza e quindi di ulteriore volatilità. E certo, assolutamente sì. Beh, sì, le elezioni, io lo sto chiedendo un po' tutto, mi hai già risposto tu, Paolo. Chiaramente ancora di più si inseriscono
in una situazione complessa, no? Poi peraltro prima davano delle indicazioni rispetto alla riconferma di Trump di un certo tipo, adesso altre, insomma, poi sappiamo molto bene anche che in America i sondaggi lasciano il tempo che trovano, quindi è quasi impossibile stabilire in questo momento, magari tra un po' riusciremo a farlo di più, che cosa potrebbe succedere, quindi di conseguenza, no? Cosa potrebbe succedere agli indicatori principali. C'è un messaggio molto interessante perché si ricollega anche ecco, ci sono più messaggi. Ah no, non c'è più, sì, Lorella l'aveva scritto, metteva a confronto Tesla con un'altra azione, però adesso l'ha cancellato e non ho fatto in tempo a leggerlo. Magari se Lorella vuole insomma, riportarcela, la leggiamo. C'è Mario invece che chiede se domani il tuo intervento sarà Investing Roma. Sì, così almeno lo anticipiamo. E anzi, raccontaci un po' su cosa sarà, così almeno magari qualche spunto può arrivare anche per la diretta. L'analisi con le tecniche di Gann sui cicli di lungo periodo, quindi siccome quest'anno 2020 è un anno di ricorrenza ciclica molto importante, farò vedere come Gann impostava le analisi sui cicli di lungo periodo. Sì, sarà alle 9 in sala Educational, alle 9 domani mattina. Io invito tutti, è un evento gratuito, non so se i posti ci sono ancora perché erano in fase di esaurimento, però credo che ci sarà anche la possibilità di seguirlo via streaming, quindi invito tutti a registrarsi sul sito investingroma.it, lì ci sono tutte le modalità per l'iscrizione. È un evento gratuito, naturalmente saranno rispettate tutte rigorosamente tutte le norme anti-Covid, quindi chi viene in sala deve portare il dispositivo di protezione individuale, ci sarà la distanza di sicurezza che mi diceva Pietro Di Lorenzo che è stata addirittura maggiorata rispetto a quella normale. Invito tutti, ci sono tanti relatori, è comunque un'occasione di rivedersi in presenza dopo il lockdown, quindi è Sì, sì. Si fa dal vivo, ringraziamo per questo l'organizzazione, anche lo sforzo che ha fatto Pietro per riportare un po' di normalità anche nel nostro ambiente. Certo, assolutamente. In presenza, quindi un evento, l'importanza di ritrovarsi e di far ripartire tutto. Guarda, in realtà, perché ero curiosa anch'io su questa cosa, il messaggio a cui mi riferivo prima, me l'ero segnato qui, non ricordavo, era sul titolo, Spy Energy. Ti chiedeva la telespettatrice come lo vedi, nel senso che ieri pare abbia avuto un rialzo dopo aver detto che voleva far concorrenza a Tesla. Il titolo? Non ho Guarda, SPI, si scrive SPI Energy. SPP Magari lo vediamo lo stesso, anche se probabilmente ha cambiato idea perché ha cancellato il messaggio, però ero incuriosita anch'io perché mi ha. perché già è un titolo che ha fatto ieri. Da 0 a, esatto, lei diceva è salito improvvisamente. Sì, prego. A 40. Qui ho il massimo segnato intraday a 46, 47, ha fatto oltre il 1500%. Sono quelle sparate di questi titoli. Ha fatto una lunga fase di accumulazione, quindi adesso io non lo seguo, non sono titoli che seguo, quindi magari lo studierò e alla prossima occasione ne parlerò. È comunque diciamo un titolo da tenere sott'occhio perché quotava al di sopra, era una penny stock in pratica, il giorno prima era al di sopra del dollaro, quotava, ora vedo in pre-market, ieri ha chiuso a 14 dopo aver fatto un massimo a 47, oggi sta a 20,75 in pre-market, lo riportano i miei fornitori, quindi è un titolo che sicuramente sarà oggetto di attenzione del mercato. Fanno un titolo che fa nel settore elettronica e semiconduttori, quindi è un titolo sicuramente da attenzionare. Potrebbe, io forse ho intuito il messaggio perché l'ho letto prima, potrebbe essere la nuova Tesla. Eh sì, esatto, vorrebbe far concorrenza a Tesla, esattamente. Diciamo, da un punto di vista di come il mercato ha preso questa notizia, direi di sì, adesso vediamo. È un titolo pericoloso perché, ricordiamo, valeva 1 euro ieri, comprarlo a 20 significa comprarlo 20 volte quel valore, però nel passato aveva già visto questi prezzi, quindi Ok, bisogna analizzarlo meglio.
Va bene, altro messaggio di Francesco Paolo. Allora, potete chiedere a Nardo Vino la sua visione di lungo su petrolio e Eni. Allora, però, scrive anche: alla luce dell'aumentare del cambio di tendenza da idrocarburi a energie pulite, ma dal punto di vista ciclico di lungo, sia il petrolio che Eni potrebbero essere magari vicino a dei minimi ciclici? Grazie. Allora, il petrolio ha fatto un minimo ciclico ad aprile, ha iniziato una fase di rimbalzo, ora soffre l'assenza di domanda, sostanzialmente è quello il problema del petrolio. Giustamente, come faceva notare il telespettatore, c'è da considerare anche un cambiamento di scenario di lungo periodo, cioè l'energia ad idrocarburi sarà ancora il settore trainante dell'energia mondiale? Questa è la domanda. E gli sforzi che stanno facendo queste aziende, ho visto anche Tesla, per cambiare lo scenario sono in corso. A mio avviso non è un cambiamento immediato, quindi se dovesse riprendere la domanda di petrolio, probabilmente ci saranno delle riprese anche per i settori petroliferi. In questo momento io lo sconsiglio. Assolutamente sconsiglio di comprare il settore petrolifero perché è in tendenza negativa e almeno aspetterei un paio di mesi per vedere come se si dovesse formare un minimo sul titolo Eni, perché abbiamo visto molti titoli del settore anche nel sul listino italiano che hanno addirittura sforato i minimi del Covid sul settore petrolifero. È il settore peggiore nella nostra borsa, ma anche su altri listini. Sul Dow Jones abbiamo visto che è stato tolto il titolo Exxon, che era un titolo storico del Dow Jones, quindi il settore è molto penalizzato. Io in queste fasi di ribasso mi concentro diciamo, sullo short, sulla debolezza, quindi sarebbe anche un settore sul quale provare le vendite, ecco, più che gli acquisti. Sì. In generale, se il mercato dovesse riprendersi, parlo del mercato generale, non è il settore petrolifero quello sul quale io andrei ad investire per sfruttare il rialzo del mercato. Ci sono altri settori. Uno di questi è proprio l'alternativa, che è quello che abbiamo visto, cioè il settore delle energie rinnovabili, energie, le nuove energie. Quindi in uno scenario Sì, il generale. settore green, assolutamente. Guarda, ne abbiamo parlato diffusamente e continueremo a farlo, certo. Anche da un punto di vista di scelte politiche di lungo Certo. periodo, credo che sia quello il settore sul quale Beh, si. anche per le richieste che arrivano dall'Europa, cioè bisogna investire proprio su lì, no? Anche per i fondi. Insomma, diciamo che le risorse vanno dirottate su temi più green, su settori green. Sì, poi se sono effettivamente efficienti i sistemi come lo sono quelli degli idrocarburi, questo è un altro discorso, però diciamo, gli investimenti in questo momento non vanno nel settore dell'oil. Vedo che un Certo. altro No, 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 punto. no, assolutamente. Infatti c'è un po' questa combutta, no, tra il settore petrolifero e il settore green. Per rispondere alla domanda, il minimo ciclico c'è stato ad aprile, credo che quel Sì. minimo sul petrolio, quello è il minimo ciclico, adesso è partito un altro ciclo. È ancora nella fase di debolezza, quindi Certo. diciamo, non è un ciclo forte. Ecco, è partito un ciclo. Non vedrei il petrolio, salvo diciamo, questioni geopolitiche che adesso allo stato attuale non possiamo prevedere, ma non vedrei il petrolio al di sopra dei 50 dollari. Ecco, Ok, va bene, va bene. L'ultima cosa che ti chiedo prima di salutarti, Paolo, è se ci vuoi regalare tu così, per così dire, un titolo, un'azione che ti piace, che magari vale la pena osservare. allora, io diciamo, sul listino italiano, io ho 3-4 titoli che sono i miei cavalli di battaglia da tempo. Chi segue i miei servizi lo sa, che sono Nexi, Fineco e Exor, che inviterei a valutare anche cioè, a fare un pack nelle fasi di ribasso. Per me questi sono titoli che hanno mostrato. Perché dico questo? Perché sono tra i pochi titoli che hanno mostrato di recuperare i massimi pre-Covid,
nella fase di recupero. Gli altri titoli invece sono rimasti sotto, l'indice è rimasto sotto al massimo pre-Covid, mentre sia Nexi sia Fineco hanno fatto nuovi record assoluti. Quindi questo mostra che gli investitori, quando individuano un periodo di, diciamo, di bel tempo sul mercato italiano, vanno su questi titoli qui. Ed è quello che dovrebbero fare anche, diciamo, gli investitori normali, cioè se lo fanno i fondi, perché questi sono acquisti che vengono dai fondi esteri, tanto più devono essere replicati da chi vuole fare investimenti sul mercato. Quindi tra D'accordo, gli d'accordo. italiani mi sentirei di valutare come i titoli che sono in forza, non adesso, ma nelle fasi di ribasso. Probabilmente potremmo spuntare dei prezzi migliori rispetto agli attuali, però in un'ottica di lungo periodo saranno solo questi quelli sui quali puntare. D'accordo Paolo, allora io ti ringrazio per questo collegamento, ti ringrazio per la collaborazione, invitiamo ancora tutti gli amici che fossero disponibili a seguirti anche domani a Investing con il tuo intervento e poi ci sentiamo presto sulle fonti TV. Grazie Grazie a te, grazie a tutti e un caro saluto agli mille. telespettatori. Grazie, intanto sul bollettino economico della Banca Centrale Europea si legge che l'economia dell'Eurozona ha registrato un forte recupero negli ultimi mesi, anche se non completo, e il livello dell'attività resta ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia. Il settore manifatturiero soprattutto è sotto osservazione, sta continuando a migliorare.